Non era la giornata migliore per il Riviera? No, non è stata la giornata migliore, peccato per il punteggio un po' pesante, però diciamo tolgo gli ultimi 20 minuti della partita, il resto dei 60 minuti me li prendo tutti perché abbiamo fatto una buona prestazione. Un Riviera comunque che resta comunque la sorpresa del campionato e resta una formazione di alta classifica. Sì, noi siamo la sorpresa, anche se i nostri risultati non danno credito perché dicono che giochiamo con le squadrette, però ho visto che con le squadrette le altre faticano, per cui noi abbiamo fatto il nostro. È chiaro che con squadre come il Verona è difficile combattere, però noi giochiamo, vediamo poi alla fine dove possiamo arrivare. Penso che sia una squadra comunque da quinto, ottavo posto e lì dovremo arrivare. Mister, in studio c'è Antonio Cabrini, CT dell'Italia, Italia che ha pescato Svezia, Danimarca e Finlandia a sorteggio degli europei. Come giudica questo sorteggio? Ma sinceramente non conosco bene Danimarca e Finlandia, conosco la Svezia, non benissimo, però penso che sia una squadra forte, poi giocano in Svezia mi sembra, per cui sarà la squadra da battere, le altre due non le conosco. Penso che comunque quando arrivi a una finale di europeo sia sempre difficile, per cui immagino che sia molto difficile. Mister, abbiamo detto in telecronaca, il Verona c'è, ha dato un chiaro segnale, nonostante gli infortuni, nonostante un calendario pazzesco, il Verona è tornato. Sì, siamo tornati con una grande prestazione, con una grande vittoria, teniamo presente che c'era anche un avversario agguerrito, una buona squadra che per 60-65 minuti si è giocata la partita, per cui direi che io non posso essere felice della prestazione della mia squadra. Il Tour de Force non è ancora finito, martedì sul campo del Firenze per questo recupero. Sì, martedì ancora energie da buttare al vento, però il campionato è questo, le partite sono queste, noi dobbiamo affrontarle come abbiamo fatto oggi, guardando solo di giocare bene, di far risultato, anche perché vogliamo recuperare posizioni in classifica. Parliamo dell'europeo che l'Italia dovrà affrontare a giugno, il sorteggio metterà l'Italia di fronte alle padrone di casa della Svezia, alla Danimarca e alla Finlandia. Come giudicare questo girone? Ah, sicuramente è un girone difficile anche perché le squadre nordiche sono sempre ben attrezzate, però io credo che l'Italia possa far bene perché vedo il calcio femminile in crescita, vedo delle buone atlete, sono convinto che Cabrini farà un buon lavoro e credo che potremo anche andare avanti. Allora Marta, una tripletta per tornare alla vittoria. Sì, finalmente ho iniziato a segnare, sono contenta e soprattutto sono contenta per questa vittoria dopo l'eliminazione della Champions. Un messaggio chiaro è arrivato quest'oggi da parte vostra, insomma il Verona c'è e il Verona adesso si tuffa in campionato. Sì, abbiamo ancora una settimana impegnativa perché abbiamo un altro turno infrasettimanale, però adesso ci concentriamo solo nel campionato e poi a dicembre per la Coppa Italia. Maria, finalmente una bella vittoria, limpida, un risultato rotondo, insomma un buon auspicio per il proseguo del campionato. Sì, importante oggi, dopo la partita contro Malmö in Champions, che noi adesso dimostriamo che noi a volte durante questa partita giochiamo bene, ma più importante questa partita è 3 punti e noi facciamo 4 gol, questo è bene, importante.